La Terra è detta anche il pianeta blu e per una buona ragione. In gran parte è blu. Visto che stiamo ribadendo l'ovvio, aggiungo anche che tutto quel blu lo dobbiamo ai mari e agli oceani. Più del 70% della superficie terrestre è ricoperta di acqua. Una tale quantità di H2O è anche il principale motivo per cui sul nostro pianeta esiste la vita. Ma se le cose non stessero così? Supponiamo di ribaltare le percentuali e di sostituire quel 71% di acqua con le terre emerse. Come cambierebbe il clima terrestre? Noi umani esisteremmo ancora in un mondo così tanto diverso da quello che abbiamo? Per semplificare la faccenda, ipotizziamo di fare un semplice rovesciamento. Lì dove in realtà c'è terra emersa, metteremo le acque e viceversa. L'Oceano Atlantico diventa il continente atlantico. La regione dei grandi laghi diventa delle grandi isole. A questo punto dovremo anche cambiare il nome del pianeta? Visto che abbiamo ribaltato le cose, lo chiameremo acqua, magari? Ora che abbiamo messo le basi, fermiamoci un attimo per chiarire cosa fanno per noi gli oceani. Il pianeta Terra gode di un clima relativamente temperato, in gran parte grazie all'abbondanza di acqua allo stato liquido. Ogni anno circa 71 miliardi di litri di acqua evaporano da tutti i mari del mondo, trasportando via calore. È un po' come se si trattasse della sudorazione del pianeta, per fare un paragone. L'acqua assorbe il calore molto meglio di quanto faccia la terra emersa, e questo fa sì che le regioni costiere abbiano un clima più temperato rispetto alle zone dell'entroterra. Le cose rimarranno così anche sul nostro ipotetico pianeta acqua, ma la scarsità di acqua allo stato liquido ridurrà l'efficacia del processo. Le terre emerse rifletteranno il calore anziché assorbirlo, rendendo così l'aria sopra di loro calda come un forno. Laghi e mari continueranno ad evaporare normalmente, ma con una quantità d'acqua così ridotta il calore si disperderà molto meno. Le temperature molto più alte significheranno anche un aumento delle precipitazioni lungo le coste, mentre l'entroterra degli immensi continenti sarà più arido. Già oggi, regioni desertiche come il grande stato del Texas, ad esempio, ricevono poca pioggia. Ma nel nostro scenario nascerebbe un immenso deserto nel Pacifico. Andrebbe proprio così. Gran parte della superficie del pianeta acqua somiglierebbe al deserto del Sahara. La grande maggioranza della flora terrestre non avrebbe spazio vitale, concentrandosi dunque solo lungo strisce di foreste pluviali a ridosso delle coste. Il che ci porta al prossimo problema, l'atmosfera. Tutti quanti abbiamo imparato a scuola come funziona la fotosintesi. Le piante assorbono acqua e anidride carbonica trasformandole in ossigeno e glucosio. Senza la fotosintesi, animali come mucche, uccelli e... beh, noi non esisterebbero. Dalle piante acquatiche dipende dal 50 al 70% dell'ossigeno che respiriamo. Le alghe sembrano insignificanti, eppure sono forse la forma di vita più essenziale per l'ecosistema terrestre. Ma sul pianeta acqua i mari sarebbero molto ridotti e ci sarebbero meno alghe. Con le terre emerse, in gran parte desertiche, anche alberi e altre piante scarseggerebbero e il pianeta nel complesso avrebbe meno ossigeno e più anidride carbonica. Questo provocherà due conseguenze. La prima sarà estremamente più difficile respirare a livello della superficie. Ci sarebbe tanto ossigeno quanto nel mondo reale se ne trova a circa 3650 metri di quota. Nel frattempo, elevati livelli di CO2 non faranno che aumentare sempre più la temperatura del pianeta acqua. Gli intervalli tra i periodi di glaciazione saranno molto più lunghi. Inoltre, l'inquinamento dell'aria avrà effetti molto più rapidi sul clima del pianeta acqua, ben più che sulla nostra Terra. L'aumento della temperatura e la scarsità di ossigeno avranno effetti drastici sulle forme di vita del pianeta. I pesci forse somiglieranno a quelli che conosciamo noi, ma scordiamoci pure di vedere elefanti nelle aride savane del pianeta acqua. A dire il vero, non ci sarà nessun animale di grosse dimensioni, a causa del basso livello di ossigeno. Ma così come è andata sulla Terra, saranno i rettili a sangue freddo a cavarsela meglio in simili condizioni. Nelle regioni costiere più umide prospereranno gli anfibi, mentre nelle vaste piane desertiche brulicheranno piccoli rettili. L'escursione termica in quelle zone sarà estrema, con notti gelide e giorni caldissimi, proprio come nei deserti della Terra. Mentre rettili, insetti e aracnidi se la caveranno in qualche modo, creature più evolute saranno nei guai.
I mammiferi, sempre che esistano, dovranno adattarsi in un mondo dominato dai rettili. E sul pianeta acqua non ci saranno probabilmente uccelli, al massimo qualche piccolo rettile volante. Le specie più grandi dovranno evolversi in modo da conservare il più possibile l'acqua, magari con gobbe come quelle dei cammelli. La scarsità di piante provocherà un aumento del numero di carnivori. Questo significa che i pochi erbivori avranno bisogno di sviluppare adeguate difese per proteggersi dai numerosissimi predatori. Sarà tutta una fantasia di corna, spine, mimetismo e placche ossee simili ad armature. Solo così potranno sopravvivere sulla superficie dell'ostile pianeta acqua. Non ci sarà nulla che assomigli alle veloci gazzelle in questo mondo inospitale. Sarà un mondo di animali simili ad armadilli o a piccoli rinoceronti, semmai. Se il nostro pianeta ipotetico non sembra già abbastanza ostile, ecco che arriva la parte migliore. Finora ci siamo concentrati sulle conseguenze che la riduzione dei mari avrebbe sull'ecosistema. Ma il pianeta di per sé come cambierebbe? Per cominciare, i giorni durerebbero di più, perché più terra emersa significa più massa e una rotazione più lenta sul nostro asse. Ma non è ancora questa la parte migliore. Volevo solo tenervi sulle spine con questa piccola curiosità del nostro pianeta ipotetico. La parte migliore ve la dico subito: terremoti e vulcani. Gli oceani, infatti, in qualche modo frenano l'avanzata delle placche tettoniche sotto la superficie terrestre. Ma se quei mari fossero terre emerse, le placche tettoniche si scontrerebbero più di frequente e con maggiore violenza. Ecco quindi che acqua sarebbe tormentato da immani terremoti ed eruzioni vulcaniche, molto più spesso di quanto capiti sulla Terra. Ok, abbiamo parlato di clima, di animali e persino di come il pianeta stesso sarebbe diverso. Ora è il momento di parlare di noi, supponendo che noi umani, o qualcosa che ci somiglia, ci fossimo adattati alle condizioni del pianeta acqua, naturalmente. Come sarebbe la vita? In effetti, non ci sarebbe nulla di molto simile agli esseri umani. Ricordate, sul pianeta acqua il clima è estremamente ostile. Qualsiasi specie che dovesse evolversi fino a sviluppare una vera e propria civiltà manterrebbe probabilmente le caratteristiche di cui parlavamo prima. E visto che a dominare il pianeta acqua sono i rettili, è probabile che sarà da loro che si svilupperanno forme di vita intelligenti. Veri uomini lucertola, dunque, li chiameremo lucertoidi, potrebbero evolversi nel clima desertico. Ma una volta preso il dominio del mondo, magari penseranno di spostarsi altrove. È ragionevole ipotizzare che i nostri lucertoloni intelligenti si vorranno stabilire in zone più ospitali, proprio come fecero i primi esseri umani. La civiltà dei lucertoidi si concentrerebbe quindi attorno ai pochi fiumi e laghi e lungo le coste. I fiumi saranno cruciali per coltivare la terra e trasportare materiali. Lungo le coste, le precipitazioni più abbondanti saranno perfette per l'agricoltura e il sostentamento delle loro città. Storicamente, gli esseri umani hanno lottato ferocemente tra loro per il controllo delle terre più fertili e dei porti. Sul pianeta acqua, le cose andrebbero probabilmente allo stesso modo, specialmente se di terre fertili ce ne saranno poche. La mancanza di barriere naturali permetterà ai lucertoidi di colonizzare rapidamente l'intero pianeta. Colonizzazione che però sarà più semplice a dirsi che a farsi. Sin dall'età della pietra fino all'invenzione delle ferrovie, il trasporto su acqua era il più rapido e cruciale. Sul nostro pianeta ipotetico, i vasti deserti saranno un ostacolo persino più estremo dei nostri oceani terrestri. Per solcare i mari basta avere navi, ma per attraversare sterminati deserti più grandi del Sahara? Non che sia impossibile, ma di sicuro sarebbe scomodo e pericoloso. Sulla nostra Terra, il deserto divide in effetti l'Africa in due continenti separati. Sull'ipotetico pianeta acqua, i deserti giocheranno un ruolo simile. La civiltà potrà svilupparsi lungo le coste dell'Oceano di Eurasia e forse nasceranno scambi e commerci, ma difficilmente entreranno mai in contatto con le civiltà nate lungo le coste dell'Oceano Nordamericano. I mari e i deserti resteranno probabilmente inesplorati, almeno fino all'equivalente lucertoide del nostro XX secolo. Solo sviluppando i mezzi di trasporto aerei, infatti, sarà possibile stabilire i primi contatti tra società rimaste separate per decine di migliaia di anni. Ma insomma, abbiamo fatto solo delle ipotesi, naturalmente. Secondo voi, come sarebbe la vita se gli oceani ricoprissero solo il 20% della Terra? Fatevi sentire nei commenti con le vostre teorie.
Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.